Benvenuti nel canale Meli Made in Sud. Come avrete letto dal titolo, oggi svuota la spesa. Sono stata a fare la spesa da Ipercoop, stavo dicendo rullo di tamburi. Vado in super velocità perché ho veramente pochissimo tempo. Però avevo piacere di registrare questo contenuto perché so che vi piacciono tantissimo. E poi appena non pubblico, entro un tot di giorni, mi arrivano tantissimi messaggi. Meli, come stai? Meli, come stai? Meli, come stai? Quindi grazie, grazie, grazie per il vostro affetto. Ne approfitto anche per ringraziare tutte le persone che si sono iscritte da poco al canale. Siete stati in tantissimi, in tantissime, e quindi vi dico grazie per la fiducia che mi date. Parto subito con lo svuota la spesa. Non ricordo se vi ho precisato che mi trovate anche su Instagram, non mi ricordo. Comunque mi trovate su Instagram con link Meli Made in Sud. Parto subito con lo svuota la spesa, che bello succulento. Ho preso due confezioni di mulino bianco, i plum cake classici, questi sono i preferiti, sia per quanto mi riguarda, ma anche per quanto riguarda i gusti della famiglia. Sono veramente buonissimi, peraltro anche in offerta. Poi ho preso una confezione di mulino bianco cracker salati senza granelli di sale in superficie con lievito madre, anch'essi sono veramente buonissimi. Anche se i miei preferiti sono quelli della Doria, però non li trovo mai da Ipercoop e prendo quasi sempre questi. Ho preso anche un'altra versione, ossia la versione cracker salati. Entrambe le confezioni sono da 20 porzioni e anch'essi, se non erro, in offerta. Poi ho preso sempre in offerta della Star la Pummarò, due confezioni. Ho preso, questo è arrivato stamattina, quando ho preso i panini in mano erano incandescenti, cioè li prendo, li porziono e li surgelo. Ho preso del pane, diversi tipi di pane, sono sofficissimi. E poi al reparto salumeria dei freschi ho preso il grana padano a 10,90 al chilo, anch'esso in offerta. Ho preso 340 grammi di formaggio grattugiato, pagato 3,71 euro. Poi, sempre lo scontrino, sempre al reparto salumeria, ho preso di Villani la mortadella, 11,90 al chilo. Poi, Galbani Galbanone, 11,90 al chilo, tutto in offerta. E il Rovagnati Gran Biscotto al chilo 20,90, non ricordo se questo è in offerta. Comunque questo viene 20,90 al chilo, ho preso 208 grammi di prodotto, pagato 4,35 euro. Due confezioni di panna da cucina UHT della linea Gli Spesotti Coop, questa la tengo sempre in dispensa. Una confezione di farina 00 di grano tenero. Farina non può mai mancare. Una confezione di burro da 250 grammi, latte 100% italiano Coop. Una confezione di succhi, gli spesotti nettara di pesca da Pesca Italiane. E la confezione da 6 x 200 ml da Pesca Italiane. Queste qui. Una confezione di pan di stelle, 6 mooncake. Queste sono tra le preferite di Giulio. E una confezione di biscotti nascondini con cioccolato da mordere della Mulino Bianco. Questi sono buonissimi, pucciati nel caffè, rigorosamente amaro. Skipper Kiwi Mela e Kiwi Gold, intenso e fonte di vitamina C, 100% ingredienti di origine naturale. Io l'acquisto ogni tanto semplicemente perché ci piace il sapore e mi piace da offrire a ospiti. Magari c'è qualcuno che non gradisce il caffè, io offro, che so, il latte di mandorla, mi piace offrire un zucco, mi piace avere anche diversi gusti perché non a tutti piace tutto e quindi spazio tantissimo. Questo, se non l'avete mai provato, provatelo perché è la fine del mondo. Bello freddo freddo da frigo. Se mettete anche una fettina sottile di lime, mamma mia, è buonissimo, stra stra buono e stra consigliato.
Poi ho preso due confezioni di patate perché devo preparare un bel aperitivo per sabato. Non so quando pubblicherò il video. Ho preso della Pizzolli, novità. Sono Willow Vivaci. Queste però sono uscite già da un po'. Non è proprio una novità questa. Queste qui, non so se le avete mai provate, e poi sempre di Pizzolli sono le nostre preferite, le extra fini. Allora, le extra fini sono da 750 grammi, queste qui sono da 600 grammi. Direttamente dal surgelatore ho preso anche il gelato affogato al cioccolato della linea I Tradizionali, gusto fondente, la confezione da mezzo chilo ed è marchio Coop, marchio Coop, e trovate anche la certificazione sul cacao. Ho preso il mio amatissimo Noah Hummus ceci avocado, è la fine del mondo, è buonissimo. Anche quello con il pomodoro, mamma mia, buonissimo. Ma quello con il pomodoro non lo trovo facilmente da Ipercoop. Lo trovo nei supermercati, quelli di marca estremamente forniti, ma questo è buonissimo. Trovate anche la versione classica. Poi ho ripreso, questo è squisito, cioè sono dei. Allora, è uno spalmabile con parmigiano reggiano della Parmareggio. Questo qua ve l'ho fatto vedere anche in passato. È come se fossero i formaggini travestiti da simil Philadelphia. Per quanto riguarda, io dico il simil, mi riferisco alla consistenza, ma il sapore identico è preciso ai formaggini, solo più morbida la consistenza. Mamma mia, adoro, adoro. Poi doppio concentrato di pomodoro della Mutti, delle mandarine o clementine, no, mandarini. Origine Italia, 1,89 al chilo. Di frutta, penso poche cose perché ho altra frutta a casa. Poi queste ve le ho fatte vedere o no, non me lo ricordo, perché poi ci sono tante volte in cui ci sono tante volte dove io vado a fare la spesa, ma non vi faccio vedere che ho fatto la spesa. Quindi non mi ricordo se ve le ho mostrate oppure no. Comunque, se non ve ne ho parlato, lo faccio adesso molto brevemente. Quando e se vedrete queste, prendetele ad occhi chiusi perché non le lascerete più. Sono di una morbidezza e di una consistenza fantasmagorica. Buonissime, 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 buonissime. Sono super arrotolabili da farcire. Qui dice un prodotto nuovo, in realtà ci sono da un po' di tempo ed è una piadina morbida e gustosa con farina di patata, di patate. All'interno trovate quattro confezioni, quattro confezioni, ma che sto dicendo? Quattro piadinari, mamma mia. Qui vi dà un'idea, insalata, pomodori, peperoni e pollo, ma la potete farcire tranquillamente solo ed esclusivamente con verdura grigliata. Adoro. Magari un leggerissimo velo di questo spalmabile e poi tanta verdura grigliata. Mamma mia, adoro. Che si casa è trovata acchiappatela, accattatela, sono troppo buone. Poi ho preso due confezioni di La Rosina d'Atterino dolce succoso di collina, come la collina, pianura, montagna, di sperpero. E poi ho preso due confezioni di latte brio parzialmente scremato, latte 100% italiano, confezione da un litro. Perché sono innervosita così, sono così? Poi ho preso due confezioni di uova della Coop. Sono sei uova fresche italiane da galline allevate a terra senza uso di antibiotici. Origine, tracciabilità, totale filiera di qualità. Queste credo di non averle mai prese. Non me lo ricordo, comunque ho preso due confezioni perché voglio preparare le crepe. Poi ho preso una confezione di misura Privolat, da sempre senza lattosa, senza latte e uova, sono biscotti con cereali e gocce di cioccolato con farina da filiera. Sono monoporzionati e ogni confezione ha sei biscottini all'interno. Questi, se non li avete mai provati, provateli perché sono buonissimi, ma proprio buoni, 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 buoni. Una confezione di basilico Origine Italia. L'altra confezione di plum cake classico della Mulino Bianco, una confezione di flauti al cioccolato sempre della Mulino Bianco,
e le mie amatissime in assoluto fette malto d'orzo della Mulino Bianco. Secondo me, come sono queste della Mulino Bianco? No, secondo i miei gusti, sto parlando sempre di quelli che sono i miei gusti, sono la fine del mondo, io le stra adoro. E poi ho preso un altro prodotto che mi è piaciuto, stra piaciuto. Quando l'ho fatto vedere per la prima volta, se non ero una ragazza, chiedo scusa, non ricordo il nome, ma è passato tanto tempo, e quindi non mi ricordo il nome, e mi ha scritto, ma gli piace, è piaciuta a tutti, ma a me non è piaciuto perché sa di acido, ma forse è andata male, perché questa tutto sa tranne che di acido, è la fine del mondo, è buonissima. Per tutti gli amanti della Philadelphia, ma ecco, che vogliono scegliere un prodotto vegetale, intendevo dire vegano, provatela perché è buonissima, buona. Per me, ecco, quando io associo alla parola Philadelphia la classica, l'originale, a parte che ho provato la protein, quella fucsia rosa, che è fucsia, orribile, cioè proprio brutta, quella per esempio tende all'acidulo, non mi piace completamente, il sapore è strano, non esiste proprio, preferisco mangiare meno Philadelphia, ma a voglia saporite, si mangia una cosa e mangiando un succo perché la coppa sta scritta protein, oppure perché levano semplicemente 2-3 grass, no, grazie. Questa è favolosa, veramente favolosa, ha un sapore eccellente. E poi ho preso due detersivi che per me sono immancabili. Se venite a casa mia bella e buona, qualsiasi periodo dell'anno, in qualsiasi momento, troverete sempre questi due detersivi insieme al Dash in polvere, alla candeggina densa dell'ace, ace gentile. Questi sono, ha già fanno video in coppa sta cosa, raccomando, copiate pure queste. Lasciamo perdere, non tocchiamo questo tasto. Io poi vi ringrazio perché molte persone mi mandano dei messaggi e mi dicono: Melania, ma tu così, Melania, ma tu hai visto che quella ha fatto, che ha copiato, ha fatto lì. Io dico sempre una cosa: pensiamo a comportarci bene noi, poi se gli altri agiscono in un altro modo, o non lo so, perché poi la gente è gelosa, invidiosa. Concentriamoci innanzitutto sulle persone che hanno una buona condotta, valorizziamo chi ha una buona condotta, perché sennò parliamo sempre di persone che non si comportano malamente, ma non diamo soddisfazione alle persone che si comportano bene, perché comunque le persone che si comportano bene ci sono. Quindi diamo, posiamo i nostri pensieri sulle cose positive e quindi anche sulle caratteristiche positive delle persone. E poi, anche se comunque certe cose io le vedo, perché non è che sono cieca, oppure certe cose si vedono, saltano all'occhio, non è che tutte le vai a cercare, in quel caso io cerco di, anche se è difficile, perché umanamente parlando ti viene da dire, ma giro la situazione su me stessa. Melania, tu come ti comporti? Melania, tu involontariamente non è che hai detto qualcosa che ha infastidito qualcuno? Oppure Melania, tu, cioè, girare la situazione, capovolgerla e porre l'accento anziché sulla persona che ha fatto quella determinata cosa, su me stessa. E non pensarci, perché tutti sbagliamo, tutti siamo imperfetti, e certo, alcune cose magari non si fanno, cioè le persone proprio nobili d'animo certe cose non le fanno, non le faranno mai, basta semplicemente, cioè quando capiamo che una persona non ha i nostri stessi valori, non crede nelle stesse cose in cui crediamo noi, allora semplicemente si prendono delle strade diverse, senza però, mi raccomando, avere rancore, astio, gelosia, risentimento, semplicemente una presa di posizione, per cui questo discorso non rientra nelle differenze caratteriali o nelle differenze culturali, no, io mi riferisco alla differenza in quanto ai valori, perché io posso amare l'abbigliamento sportivo, un'altra persona ama l'abbigliamento classico, non significa che non possono essere amici o amiche.
quello che ci fa avvicinare o allontanare da una persona, per quanto mi riguarda, sono i valori morali. Per tutto il resto non esiste il colore della pelle, non esiste, cioè secondo me già il fatto di parlarne stai sottolineando una diversità. Non so se mi sono spiegata. Vabbè, comunque, ma perché io sto parlando di queste cose? Non lo so. Dicevo, parlavo dei detersivi. Questi sono sempre presenti a casa mia. Il Napisan limone e menta elimina fino al 99%, al 99,9% dei batteri, adatto per le superfici a contatto con gli alimenti. Presidio medico-chirurgico, formula senza risciacquo. Questo è il mio preferito in assoluto, anche la versione classica. Poi c'è anche un'altra versione, ma questa è la mia preferita, anche perché questo non lascia, non forma successivamente l'applicazione nessun tipo di alone. E poi ho ripreso lo smack, trovate anche la versione spray, come si chiama messo, però il mio preferito resta assolutamente questo in crema. E mi dura tantissimo perché ne uso una piccolissima quantità solo quando è necessario. Ma ogni giorno non ne applico innanzitutto a quintalate e non lo utilizzo tutti i giorni e quindi mi dura veramente tantissimo tempo, credo un 2 anni quasi, perché ne utilizzo veramente una piccolissima percentuale dove c'è bisogno. Fate attenzione con i detersivi, spesso si parla di ecosostenibilità, di prestare attenzione all'ambiente. Mi rendo conto che tutto il sistema intorno a noi ci vuol rendere le cose molto più difficili, quando in realtà basterebbe avere un amor proprio, l'amore nei confronti degli altri e dell'ambiente, e anche la consapevolezza di come si utilizzano i detersivi. Quando io parlo di come si utilizzano i detersivi, mi riferisco non solo alla modalità di utilizzo, ma alla quantità. Vabbè, niente, stamattina sono filosofica nel senso chiacchiericcia, ecco, che ho voglia di condividere alcuni pensieri, perché si sente veramente un turbinio di cose, e a volte io mi chiedo, ma sono io che non sono normale o gli altri hanno qualche difficoltà? Non lo so. Sarà anche un mix. Andiamo avanti, che è meglio. Due panini per hamburger. Anche questo caldissimo, appena appena arrivato. Mamma mia, adoro. Poi, nel banco delle occasioni, io questo me lo taglio e quante volte ho detto taglio? Ma va, ho detto taglio per caso? E lo metto all'interno dei sacchettini per alimenti e lo metto in frigo. Se devo fare, che so, dei panini salati o delle torte rustiche, delle pizze, tè, me, caffè, mille foglie, mille piedi, Totò, già ce l'ho pronto. E quindi ho preso questo San Vincenzo, capocollo dolce, un bel San Gimignanese, e non ne parliamo più. E poi ho preso il prosciutto cotto, un pezzo di prosciutto cotto di raspini, alta qualità, pesce fritto e baccalà, e un bel pezzo di San Daniele. Infatti questo al chilo viene quasi 37 euro, perché sono 36,90 euro. Questo me lo porziono, per esempio pasta e patana, no? San Daniele fatto a pezzettini dentro, pieno di provolone, mamma mia. Poi avevo voglia di cioccolata e nella vita non mi mangio un pezzo di cioccolata, ci voglio un pezzetto di cioccolata. 100 grammi della linea Solidal, cioccolato finissimo al latte con riso soffiato, la confezione è da 100 grammi. Questo qui non l'ho mai provato. Camonnaggio, capito che ne ha scattato di Kinder. Non lo so. Secondo me, quando uno è un po' in astinenza, ha acchiappato il primo proprio che si aggrappava, me lo sono acchiappato. E poi ho preso della Mulino Bianco i girotondi con granelli di zucchero di canna. Questi sono buonissimi. Questi pezzi di biscottoni qua. Meglio che non rido, perché poi mi viene la tosse. Poi ho preso due confezioni di pan bauletto bianco della Mulino Bianco. Ah, non è un video in collaborazione sponsorizzando Zanza con la Mulino Bianco, che uno vede tutta questa roba la Mulino Bianco. No, 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 no. Ma se
il signor della Mulino Bianco volesse mandarmi delle cose, io sono qui, li accetto molto volentieri. Poi ho preso una confezione di Real Piadina, wrap and roll, a rotola, a rototola, quando vuoi, tanto non si rompe. All'olio extravergine d'oliva, trovate anche la versione senza olio d'oliva. Io invece prendo sempre questa perché è molto più buona, senza olio di palma, senza conservanti, senza strutto. Ed è un prodotto vegano. Quindi, per chi fosse interessato, è vegan. E poi ho preso, queste pure sono buonissime, sono 4 maxi tortillas, buonissime, estremamente morbide, come avete capito, avrete sicuramente capito. Io adoro quelle wrappanti che si wrappano bene e non si scassano, si strappano, si fanno tosto tosto quando sono brutto. Ah, cioè, sono brutto, scusate, non voglio offendere nessuno. Nel senso, a me non mi piacciono proprio. Ma proprio il sapore, oltre alla consistenza, proprio il sapore non mi piace. E poi il maxi formato dei Nesquik rende il latte cioccolatoso. No, questo qua, ma quanto è stupizio in bestia? Quanti grammi è? Mamma mia, tengo preso. Cosa andanza a luce? Un uveg 625 grammi. Stupizzi bestioni. Ah, e poi ho preso. Ma quanto costano le chewing gum, le gomme? Ma quanto costano? Queste le ho pagate? Mi ricordo 3 euro e qualcosa. 3,29 euro, una cosa del genere. Sono due astucci, per carità. Però. Vabbè, lasciamo perdere. Vabbè, io le gomme Haier. Queste sono le mie preferite, tra le mie preferite. Spero di avervi tenuto compagnia. Noi ci vediamo al prossimo video. Vi ricordo, mi trovate anche su Instagram con il nick Meli Made in Sud. E come sempre, un bacio, un abbraccio, un tarallino dalla vostra Meli Made in Sud.